Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così, chissà come si farà. Filmato un attimo, chissà. Ah, no, ¿crees que te cambie esa? La otra que es muy grande. La otra de 20 de 6. Esa es la cabeza que hubo, la de 6. Es más larga. ¿Más barato que esto? No, más barata que si te hicimos mal. A una spalla dal regno dei cieli viveva felice così. O Serafino, difendi, difendi la tua libertà, la libertà. Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura, e quando prese in pugno la fortuna e un gruzzolo di soldi per caso ereditò, si fece una grande festa da fare girare la testa, scoppiarono i mortaretti, si fecero dei banchetti, per tutti ci fu un sorriso, che giorni di paradiso, per il pastore ricco Serafino. Regalò qualche cosa agli amici, che gioia nel paese, per quelle pazze spese, uno scialle, una radio, un coltello e una macchina rosso per sé. O Serafino, le donne ti dicono di sì, beato te. Tira, lui spinge la macchina che lungo l'ore va e scoppierà. Dopo i giorni dell'allegria, amaro resta il vino, si trova in tribunale Serafino. I suoi nemici per prendere i suoi soldi lo fa passare per matto, e lui che cosa fa? Si riprende le pecore e il cane, gli amici sempre pronti, e torna là sui monti, nella casa più grande del mondo, che soffitto e pareti non ha. O Serafino, difendi, difendi la tua libertà, la libertà. Capo, tenía todo corrido, mira, y todo esto, mira, acá te quedó todo marcado, ¿eh? El centro, el centro corriente derecho, ¿no? Sí. Y el alerón también corregime. O te vas a, ¿viste el accidente del avión? ¿Viste el accidente del avión de ese de Lapa? Sí. ¿Sabes por qué fue? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Mira, ¿a dónde iba el avión? A Córdoba. Y si el piloto, uno de los pasajeros fue al piloto y le dijo, ¿a dónde va? Este a avión. Córdoba. Agarre por su alguien derecho. ¿Cómo te quedó acá? Se no sabe cosa voy tú. Todo el alerón corrido para este lado. ¿Qué cosa es? Una finta questa lotta che fate, o forse, o forse come si dice solo un fuoco di Puglia, eh? Tanto per alleggerirvi un po' da quella noia che che vi sta squagliando, sì? Senti, ma non ci rompere i coglioni. Cazzo vuole questo? Ma sì, lo so, una lotta è sempre un bello passatempo, se non altro ci dà l'illusione di sentirci in qualche modo costruttivi, anziché fantasticare le solite cazzate, no? Comunque, anche se la vostra non è stata che una finta, sappiate che del buono c'era in quella finta, eh? Ma tutto il resto era finto, sì? Perché nessuno ha accogliuto il vero senso della lotta. Ma io che sono il re degli ignoranti, eh? Sì, io conosco questo senso e non l'ho dimenticato. Mentre invece voi, a furia di studiare solo con la mente, avete tutti smarrito la via del cuore.
stato lì a scavare nel vuoto, mentre i vostri padri con la scura in mano distruggevano la saggezza dei vostri nonni. Soltanto di spazio che avete bisogno, ma del respiro delle pietre con le quali si è interrotto un dialogo antico. Oppure di udire il brontolio di un tuono lontano, o il rumore di un torrente che fa rotolare i sassi. L'altra fila no, è fuori. Dell'arte, dell'arte di tutto ciò che era bello prima che i vostri padri lo distruggessero per regalarvi una ferita.